Per favore, non parlare dei miei diritti, così a lungo e così forte, li conosco già tutti. Questi ragazzi che si sono espressi in, come il titolo della mattinata, suoni, colori, musica. Quindi producendo dei manufatti che vanno appunto dai video musicali a una canzone, alle tovagliette dei ragazzi della scuola dell'infanzia, ecco, un 4 ottobre, un San Francesco veramente molto evocativo che ci dà un messaggio di speranza. Parole, suoni e colori per raccontare i diritti. Questo è il concorso UNICEF rivolto a tutte le scuole dell'Aretino. Un concorso UNICEF che è stato proposto alle scuole di Arezzo, di tutte le nostre 52 scuole, e hanno aderito molti istituti comprensivi e alcune scuole secondarie di secondo grado. Questo concorso è stato realizzato con la forte collaborazione della Fondazione Monna Lisa e con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Provinciale del dottor Roberto Curtolo, che ha caldeggiato, promosso e sostenuto questa iniziativa. Oggi è un momento di premiazioni, di elaborati creativi, belli, dove si sentono che i ragazzi hanno una voce, hanno dei suoni, dei colori da comunicare. Un concorso per parlare dei diritti dei bambini e degli adolescenti attraverso la creatività proprio dei più giovani. Io poi il pediatra, quindi sono abituato a istruire i genitori che già appena nati sentiamo, non a caso abbiamo diritto alle coccole, all'allattamento, eccetera. E non dobbiamo meravigliarci delle opere artistiche, musicali, pittoriche, il video che i ragazzi riescono a fare. Quindi stamani ci siamo divertiti, ma abbiamo trattato un argomento estremamente serio: il diritto dell'infanzia e dell'adolescenza a costruire un proprio futuro di felicità. Il primo premio infanzia è andato all'Istituto Martiri di Civitella, per la scuola primaria invece a vincere il comprensivo Piero della Francesca. All'Istituto San Sepolcro il primo premio nella categoria scuola secondaria ed infine all'ITIS Galileo Galilei il premio scuola secondaria di secondo livello. Si è consegnato la convenzione dei diritti dei giovani, siccome dai facciamo sempre cose per bambini, qui comincia dal nome del padre. Istituzionalmente cerchiamo di preparare i ragazzi che i loro diritti debbano essere sempre rispettati, e qui noi c'è tutte le scuole, le istituzioni, i privati, i ragazzi che parlano, danno l'idea di veramente di essere una società che guarda il futuro e ha fiducia nel futuro.